un posto a cui diciamo. Buonasera a tutti. Siamo arrivati al 9 dicembre e esattamente alla 24esima edizione del Premio Internazionale di Poesia Delia Città di Como Marina. E ci siamo impegnati perché questa giornata non passasse nell'indifferenza, non tanto perché meritano tutti i poeti che sono arrivati da 4 o 5 regioni d'Italia e i cittadini che sono venuti qui per essere presenti, ma soprattutto perché meritano i due personaggi ai quali abbiamo dedicato questo premio di essere ricordati. Quindi questo premio vorrà essere, ogni volta che si realizzerà nei prossimi anni, un ricordo. Non il giorno della memoria, il giorno del ricordo, perché nel ricordo c'è il cor cordi, c'è il cuore. La memoria è una cosa fredda, il ricordo è una cosa più calda. E vogliamo ricordare, tanto per cominciare brevemente, due personaggi che hanno dato lustro a questa cittadina e all'intera area ellenofona della Calabria. Al beneficio dei poeti ospiti che arrivano qui per la prima volta, qualora non lo sapessero, volevo caratterizzare il fatto che questa è un'area ellenofona dove resiste un'antica parlata di greco antico, che è appunto denominato greco di Calabria o grecanico. Bene, il professore Fiorenza e il professore Violi sono stati due che hanno dato un impegno perché questa lingua e cultura non si spegnesse. Iniziamo dal professore Domenico Fiorenza. Non vi leggo tutto questo, ma non vi assumo, perché è stato scritto, guarda caso, dal professor Filippo Violi, una delle due persone che vogliamo ricordare, per il giornale deliapress.it, che è il giornale dell'Università per Terza Età, che è diretto da me e dal giornalista Salvatore Domenico. Il professore Domenico Fiorenza è stato per anni il mio vicepresidente, fino a quando non l'abbiamo perduto. Con lui abbiamo fatto delle cose egregie. Abbiamo fatto il primo libro sul Como Marina, esaustivo perché la somma è tutto quello che si sa del nostro paese. Abbiamo scritto il primo libro sugli ellenofili di Calabria. Abbiamo scritto il libro sui sapori della tradizione e sui segni della tradizione. Era una persona buona, apparentemente sembrava uno così, invece era preparato. Quando faceva una ricerca la faceva con grande severità e passione. Non era indulgente verso affermazioni che non nascono da controlli archivistici e che passano da bocca in bocca, magari diventano delle fake notizie storiche. Invece non deve essere così. E quindi in questa giornata ho voluto ricordarlo e l'ho voluto ricordare appunto con la pagina che ha dedicato a lui il professore Filippo Violi. E passiamo al professore Filippo Violi. Nell'articolo comparso nel 2015 scrissi un impegno al top per i greci di Calabria. Potrei dire una cosa sola del professore Violi, e basterebbe per tutti. Nessuno ha scritto più di 20 pubblicazioni che riguardano ogni ambito culturale, di lingua e cultura dei greci di Calabria. Chiunque voglia approfondire questa lingua e questa cultura ha i suoi scritti a disposizione, che sono frutto di ricerche durate una vita. I suoi scritti variano in Spagna, ve li posso leggere tutti, la storia degli studi della letteratura popolare grecanica, la storia e l'origine della Calabria greca, tutti i testi per studiare il greco di Calabria a livello di bambini e a livello di adulti, il vocabolario del greco calabro. E poi anche le comparazioni tra le lingue dei diversi paesi qui dell'area grecanica. Per esempio un libro che ho pubblicato con l'Università per la Terza Età è quello che comparava
la parlata di Palizzi con quella di Roma, il paese è il paese appresso. Per dimostrare che anche Palizzi, che non viene considerato nella volgata comune come gregario, in effetti anche lì si parlava questa stessa lingua. In sostanza quella Calabria era tutta greca, solo che poi, come tutte le cose che cambiano, siamo arrivati che di greco è rimasto soltanto l'onomastica e la toponomastica, e tutto il resto si è perso altrove, mentre qui da noi ancora gli anziani e i giovani che si sono impegnati in questo studio, e stasera ne abbiamo una qui presente che testimonia questa cosa, hanno imparato questa lingua e riescono in qualche modo a tramandarla. Perché la conoscenza di queste lingue, alle quali ha dato un impegno massimo il professore Violi, significa dare significato alle cose che noi diciamo e alle cose che noi chiamiamo. Perché qui anche le pietre parlano greco. Qualunque contrada voi peschiate, tranne qualche eccezione, ha una parola greca. È una parola greca. Io potrei intrattenermi per un'ora qui a raccontarvi delle parole che noi usiamo correntemente, che sono greche di Calabria, se non greche addirittura. Cominciando dal mio cognome e finendo a quello di mia moglie, che si chiama Grea, che in greco vuol dire carne. Ripeto, non vi voglio trattenere molto, anche se la cosa sarebbe simpatica, perché abbiamo Grea, Megali Crea, grande un pezzo di carne che si chiama Crealzo, e anche Cuzzo Crea, cuzzare in diretto vuol dire tagliare a pezzettini la carne, Cuzzo Crea. E ci potremmo divertire, anzi ti faccio divertire un minuto e poi basta, perché dobbiamo passare alla poesia. Io prendo Crea, cioè mia moglie, la metto sul signor Tigano, Tigano sapete che vuol dire in dialetto, la metto sul signor Tripode, sotto il Tripode metto Cotronei, Stone, duro come la pietra, e sotto accendo il signor Fotia, o Foti, che vuol dire fuoco. E mi faccio una bella bistecca, avendo messo la carne sopra, e magari se voglio insaporirla, metto il signor Scordo, che vuol dire aglio. E un po' di alati, che vuol dire sale. Cioè io potrei continuare per ore così per farmi capire che noi correntemente parliamo greco, siamo greci, siamo tutti greci. Infatti ho in mente, a gennaio e febbraio, di organizzare un grosso convegno dal titolo Siamo tutti greci, per dimostrare come la Grecia ha dato in prestito all'Europa occidentale lingua e cultura, filosofia, arte, eccetera, eccetera. E a noi in particolare ha dato una lingua, un dialetto che è più antico del greco che parlano oggi e che noi abbiamo saputo far resistere fino ad oggi. Questo merito viene dato agli studiosi, e in testa a questi studiosi c'è soprattutto il professore Violi, e per quello che ha potuto anche il professore Fiorenza, che si è impegnato laddove le occasioni gli hanno permesso a fare la stessa cosa, collaborando con me alla stesura di 4 o 5 libri che abbiamo fatto insieme. Detto questo, io voglio per far ricordare che questo nostro desiderio di onorare la memoria di questi due grandi amici, personaggi, studiosi e ricercatori, prima tarda ricordo la consegnerò alla signora della moglie del professore Filippo Violi e alla nipotina qui, prediletta, una delle due nipotine, tutte e due, che verranno qui a ritirare. Signora Violi, prego. E poi si chiama Chiuso Pulli. Ecco, in questo splendido tramonto sul letto ho messo la scritta e poi la musa Calliope, la musa della poesia epica. E adesso la nipotina del professore Fiorenza con la mamma, se vogliono venire, ci daranno anche loro una taglia ricordo con un'altra scritta, sempre per onorare questo loro impegno. E state sicuri che lo zio non lo dimenticheremo mai, non lo dimenticherà mai il professore Violi, soprattutto quando avendo bisogno di un'informazione non possiamo telefonare per dirle, ma è che lui ti risponde col suo linguaggio che è riservato agli amici, perché quella donna era un signore, una parola di quelli che sa dire lui, detto questo, passiamo adesso al nostro premio di poesia. Devo dire che
molto spesso mi lascio prendere dallo sconforto. Negli anni passati succedeva, perché erano annate in cui arrivavano delle poesie così così. C'è molta tendenza a pensare che le poesie basta scrivere con le righe corte che diventano tali, ma negli ultimi anni mi è capitato invece di avere qui dei poeti di tutto rispetto che le poesie le sanno scrivere, ma non tanto perché vanno alla parte metrica, sintattica, ma perché sanno toccare anche il cuore di quelli che li ascoltano. Ecco, iniziamo come consueto con la sezione in greco di Calabria, però prima di iniziare con la sezione di greco di Calabria dobbiamo insegnare la commissione, i signori giurati che chiamerò in ordine così come poi si impegneranno, il professore Santino Lucero, che è il professore Santino Lucero? E uno che è di lingua madre era greco di Calabria, quindi ha la fortuna di coniugare una competenza naturale con una competenza diciamo magistrale, perché è un professore di lettere, quindi può il professore Santino Lucero, oltre che essere quello che ho detto, è anche un poeta a sua volta. Io l'ho conosciuto e sono rimasto colpito e innamorato di lui nel senso culturale del termine, perché sono di altre tendenze, per la sua poesia che magari poi ci accenderò a lui, che è intitolata Per anni o che no, che vuol dire passa il tempo. Lui praticamente ha la poesia di questo: passano gli anni, i fiumi scorrono, volano gli uccelli, eccetera eccetera, ma tu, mia lingua, muori. Cioè sta passando il tempo e inesorabilmente questa lingua, che era la lingua dei suoi padri, la vede morire, perché la gente parla l'italiano, parla l'inglese, ma il greco di Calabria lo parlano sempre meno, perché non è uno strumento che nella quotidianità si usa, e quindi lui vede con grande sgomento il fatto che questa lingua poco a poco, salvo l'impegno che noi ci mettiamo per non farla morire, potrebbe morire del tutto. Ci auguriamo che ciò non succeda, perché la conoscenza, quantomeno lessicale, di queste lingue, la prontezza è quella che siamo e da dove veniamo. Adesso chiamiamo le signore, la professoressa Antonella Genova, professoressa che diciamo, è perché attualmente essendo qualche decennio più giovane di me insegna ancora, ma fa la professoressa di lettere, non quello di matematica come l'ho fatto io, per cui la parte culturale, letteraria, sono note per me, cioè loro sono pane quotidiano. Poi c'è l'altra professoressa che si chiama Rosa Marrapodi, la chiamiamo prima perché per anzianità, lei mi ha buttato sotto gli occhi, prima l'ho chiamata, prego signora, si accorga. Professoressa Rosa Marrapodi, oltre che essere stata professoressa di lettere fino a qualche anno fa, è stato sindaco per due volte di Bruzzano Zeffirio, quindi confermata vuol dire che sapeva il fatto suo, non era una, come dicono attualmente, l'ultima arrivata, andava in chiaro, non si sa, era preparata, sapeva fare il sindaco. La professoressa Nicita, prego, si accorga. Il professor Isciolabro, professore, anche lui professore di lettere, essendo andato qualche anno prima di questo signore, professore, si accomodi qui. Che cosa hanno in comune questi 4-5 personaggi? Hanno in comune che sanno scrivere delle recensioni da Dio, per cui quando le sentirete, io vi consegnerò la copia perché l'ho preparata, vedrete che ce l'hanno messa tutta per fare onore alle vostre poesie, non le hanno lette così velocemente e messe da parte, le hanno lette e dopo averle individuate, facendo magari qualche sacrificio selettivo, perché in qualche caso la scelta era difficile, si sono messi, si sono impegnati per entrare nel cuore del poeta che aveva scritto quelle cose, come adesso vedrete, e cercando forse loro stessi in qualche caso di soppiantare l'autore per dire qualcosa in più su quella tematica che le aveva in qualche modo colpito. Professore Salvino Lucero,
Adesso chiamiamo la signora Caterina Zema, sì? Che è distratta dal cellulare come i bambini e fa così. Mentre dovrebbe avere la chitarra in mano per introdurre la sezione con una musica greca appena accennata. Guardate che io... Non perdiamo niente, ascoltiamo. Abbassano. Avete visto? Stavo trascontendo. Scusatemi tanto. Sono queste due parole. L'ho imparato da un mio zio acquisito, in tempo di guerra, lui è stato un combattente contro la Grecia e guarda caso si è innamorato di una greca. E mi ricordo che cantava sempre questa canzoncina, poche parole, però... Sto pronto finito di lotto mai a meno, accomami. Sto cantando il monte sveglio, ecco, sto l'anno milito di lotta alle toccane, ecco, ma finito di lotto mai a meno. Chiedo perdono, io questo sapevo. Per cominciare la signora Tripodi. La signora Tripodi è una decana del nostro premio di poesia e siamo lieti che sia qui presente, abbiamo insistito perché venisse, anche se le sue condizioni di salute non le lo permettevano, ma io ho detto che quando c'è la poesia si mette da parte ogni acciacco perché la poesia chiama. E il greco di Calabria per una donna che è nata parlando il greco di Calabria è tutto, quindi l'abbiamo voluto qui da noi. Buonasera a tutti, sono un po' emozionato per la dedica di questo premio che ha voluto dare il professor Cotronei stasera a due persone con le quali ho condiviso tanti bellissimi momenti nel corso della nostra vita, della nostra amicizia. Il titolo della poesia della signora Francesca Tripodi si chiama Togliela Matizzoi, il sorriso della vita. Motivazione, l'autrice in una lingua grecanica ricca, anche con termini ormai desueti, poco usati o non più in uso, rinnova per la ricorrenza delle festività natalizie sentimenti di pace, di fratellanza, di amicizia, di solidarietà fra tutti gli uomini di buona volontà, credenti e non credenti, il calore della famiglia e i suoi valori tradizionali. Elogia il miracolo della nascita, della venuta al mondo di un nuovo essere, con delicatezza, con naturalezza, come fosse un miracolo che invece non è. La meraviglia degli uomini di fronte ad avvenimenti portentosi che possono creare sussulti di stupore e di grande felicità. La poesia non l'abbiamo letta. Dovremmo leggere prima la poesia. Signora, vuoi leggere in italiano prima? Sì. Il sorriso della vita. Bambino, sei sceso dal cielo per portare pace nel mondo, senza vestiti, senza fuoco, gracile cucino, poca paglia per un giaciglio, il bue e l'asinello, amici accanto a te. La sera ti accudivano, mamma Maria, il cuore nel pianto, girava sempre intorno per trovare qualcosa per darti da mangiare. Era afflitta, sentiva la fatica della povertà, non aveva più energia per tenerti in braccio.
scrutò il cielo per ricevere grazie. Una voce sentì, il cuore batteva forte, udirono tutti gli uomini, qualcosa si presentò davanti agli occhi. Corsero tutti lì, portando da mangiare. Il cielo improvvisamente si illuminò, svegliavano i zampognari, grande feste e allegria, suonando, suonando, dalla sera alla mattina, spalancarono le porte della chiesa, grandi piccini si riunivano in preghiera, caddero le stelle, insegnarono la vita al divino bambino. Ela matiz do vi. Toi ela matiz do vi. E cateve se ando aro na verte spazio con godne. Vino meno c'è del luci. Del dolce lunaci. Dio altero gli ha crevati. Dovuti c'è toga duraci. Fili con dasce se. Il radia su e ienai, mana Maria i cardia stoclei, e gir viata tunda, na gireste ti candi, na tu doi gli appai. Ito con i meni, acne sindulia, e ti mbopesia, ito te chiomeni, na to fratisti nangalia, e cunne queto aro, ma ti cambia amologia, mia tonia acque, di cardia a fite zevita, acque ori cristiani, di candì di setani, ambrosto luc, e trescia oleci, e pira iacai, o aro, sirma l'anticopiasta, e sciunia i geramedali, megale archia, c'è carapia. Grunonda, grunonda, antivradias di purri, anistis di porante di sangresia, megali cecciuccia, l'erestis in paracalia, e peata astri, educa di zoi, tu hai perito. Veniva il premio perché temeva, arrivando qui, di mettersi a piangere, perché lui, quando è a contatto con la lingua dei greci di Calabria, cioè la sua lingua madre, si commuove. Ma siccome mi ha promesso che non si commuove più,
questa sera leggerò la poesia con assoluta indifferenza. Ci provo. Prego. Il poeta Bruno Stelitano non ha portato la poesia. Meno male che ci sono io che penso a tutto. No, è qui. Ma c'è un prego. La voce va nella valle. Prego, dietro la retorica. Quando canti una canzone, tu dall'altra parte, in mezzo alla vigna, che raccoglie grappoli, in mezzo c'è la valle, io da questa parte che guardo le mie pecore, la tua voce mi chiama, col tuo canto d'amore che mi mandavi, l'eco te lo restituivo indietro perché non sei ragazza per me. Adesso la legge in greco e non si emoziona. Comunque sono un assistente, dai. Donato. Ifoni paese d'invasia. Donato abisso di ingirissi. Sarristise e non tragudi, e su e città intera, mesa stambeli, ide legise sta figlia, mesa ighe d'invasia. E guapote Maria, di canonau ta provatamo, i fonissimo me crassi, me to tragodi su, a sciaga più mia, i mostettese, tonacò su d'ogni risi abisso, e a di denisso mi cedai a me. L'eco della memoria propone sprazzi di ricordi di un mondo scomparso, pieno di armoniche melodie, di fatiche vissute con dignità eroica, con orgoglio, intesi come necessario, con naturale i luoghi. Ricordi che riemergono a distanza di tempo, con lieve rimpianto nella mente dove ancora vivono. Sono un'eco lontana, mai del tutto spenta, penta di fatiche e di amori possibili o immaginari, velati di un sano romanticismo che riemerge nei momenti di abbandono tra vecchi ricordi, trasportata sulle ali della fantasia, guidata da una lingua immarcescibile. Procediamo alla consegna della targa, si viene da queste parti per esigenze fotografiche. Non è un esercizio motorio. Sto facendo in questi giorni. Questa è la sua targa, c'è riprodotto qui Calliope e poi sulla destra uno scorcio di Boa Marina. Grazie. Grazie. E sempre grazie. Arrivederci. La giovane Mariangela. Esatto. È un privilegio parlare il greco di Calabria, avendolo ereditato, essendo vissuto in una famiglia che parlava il greco di Calabria, quindi lei lo ha studiato, ha fatto degli studi classici, quindi è stata facilitata anche a un certo livello nell'apprendimento di questa lingua. Prego, professore Lucero. Prima devo leggere o prima parlare? Prima in italiano, questo sappiamo di che si tratta. Come sono rimaste le sette? Come sono rimaste le sette? No, no. Come sono rimaste le sette?
come sono rimaste deserte quelle case appese lì sopra la rupe. Non vi sono persone che smuovano i saliscendi, come sono rimaste deserte quelle chiese dove ci si radunava per la messa. Non vi sono persone che preghino assieme, come sono rimasti deserti quegli orti sempre incolti d'inverno e d'estate. Non vi sono persone che vi mettano a mano, come sono rimasti deserti quei terreni dove la ginestra diventa sempre più alta. Non vi sono persone che seminino qualcosa, come sono rimasti deserti quei paesi dove una volta la vita era magia. Non vi sono persone che diano loro il cuore. Errema poeminai, errema poemina cinta spidia, cremamena ciapano storoccali, atro penechi nasiuto mandali. Erreme poemina cinta anglisie, poe deleghe toiati lutruchia, atro penechi na paracaliu ismia. Erremo poemina cinto cipu, piata margiu, chimona cetaloceri, atro penechi na tovalu chieri. Errema poemina cinta corafia, cui spartunia gene deviate prestili, atropi enechi na spiru di cantì. Errema poemina cinta coria, cui zoi nena viaggio i domaglia, atropi enechi na tutosu di ingantia. Il luogo della memoria è l'unica dimora di un mondo ormai scomparso, quasi virtuale. L'abbandono dei luoghi cari sopravvive nel ricordo di chi li ha frequentati, conosciuti, amati, direttamente o indirettamente. I ricordi, per qualcosa che ormai è distante fisicamente, ma non mentalmente, spesso sono struggenti, pieni di nostalgia, di rimpianti, di impotenza per non poter sovvertire la realtà non gradita. Laddove una volta tutto era pieno di vita, di valori, di tradizioni, di solidarietà, di armonia, di cose semplici, di filoscenia, ora è deserto. E oblio da parte di molti, meta agognata, sospirata da parti di anime sensibili. L'abito linguistico, copre con eleganza antica il fuso che avvolge la memoria. Si è occupata della sua composizione, è Franco Borrello. Franco Borrello è stato selezionato non tanto perché gareggiasse con gli altri, ma perché ha fornito una poesia che è, come vi sentirete adesso, una ricerca rara e approfondita e un salvataggio di parole desuete del dialetto di Como. Cioè quelle parole che ormai sono sparite dall'uso corrente, perché molto spesso, anche se si parla di dialetto, non si fa altro che un'operazione di trasformazione di parole italiane in dialettale, avendo dimenticato
o non avendo mai conosciuto le parole arcaiche che erano il dialetto puro, che poi era sempre di derivazione greca. Prego. Se ne occupa la professoressa Caterina Nicita. Sì, prima la lettura chiaramente. Ormai sorrupate le porte al macere, sono solo casino, peliglio di ieri. Lo sole boccava, calava la sera, con neve e con trona, con le ghiene nere. Una luce sorena se vota a zargara, la luna di fata diventa magara. Piangono piano le indurre impendute alle ceramite come anne perdute. Lontano una coppa, sorride il vento, la denta dell'arma non dà assaggio bene. Entra la moggiura, le spalle arrunchiate e il remeiano, rebate, rebate. Credo che la presenza del pancartaismo sia necessaria per una traduzione. Ormai derute, le suore di muri a secco sono solo rovine, lamento del passato. È tramontato il sole, è calata la sera con neve e con buone, puligine nera. Una dolce brezza si volge in vento velenoso, la luna da fata si muta in fattucchiera. Piangono lentamente gli acciuoli appesi alle tegole come anne perdute. Lontano un rombo, sibila il vento. La sanguisuga dell'anima non concede più regole. E nella foschia, con le spalle ingobbite, andiamo a raminghe per luoghi nascosti. La poesia Buccavano soli ci consegna uno stato nostalgico dell'autore che guarda al passato con la consapevolezza che tante cose si perdono. Si perdono le opere dell'uomo, la sua lingua, la sua storia. Già il titolo è metafora di tutto ciò. Troviamo i forti armacieri ormai sgarrupati e la maestria di un tempo costruite per farle durare almeno 300 anni. E che ora sembrano mandare il loro pipilino. La sera che scende con la fuligine nera ad ammantare tutto. Una luce surino che si trasforma in vento velenoso, la zargara. Indurti impenduti, gli acciuoli, che appesa le ceramiche, si sciolgono trascinando nell'oblio come anni perduti. Ed ancora la luna che diventa magara. E l'uomo, con le spalle arrunchiate, ingobbita dalla fatica, che va ribati e ribati, trascinando i problemi che come addenti, come sanguisughe, asciugano l'anima. L'uso del verbo al passato remoto, nelle prime due strofe, esprime in maniera intensa e concisa l'emozione dell'animo nel constatare che tutto scorre lasciando uno stato di abbandono che nelle nostre realtà meridionali è ancora più drammatico in quanto trascina usi, costumi e lingua che hanno caratterizzato la nostra storia, la nostra identità. Il pantarei di antica memoria greca domina la poesia, le dà voce ed invita a tenere per noi un vissuto ed una lingua che dobbiamo recuperare, perché se la perdiamo è come se perdessimo il nostro essere. Affermava il poeta siciliano Ignazio Buttiglia: toglietemi tutto, ma non la lingua, perché essa è la nostra storia. Il dialetto che noi parliamo è ormai italianizzato, non è certamente quello dei nostri padri. Alcune espressioni sono cadute in disuso, ma le possiamo trovare nella poesia di Franco Borrello. Esse, in maniera semplice, esprimono uno stato emozionale molto forte, una spiritualità
ed una musicalità che arrivano al cuore e formano armonia. La poesia nasconde un lavoro di ricerca linguistica dei lessemi scomparsi, ripescati nella memoria o nelle forme di conversazione sentita, inoltre di elaborazione per farlo uscire dalla rigida e compatta struttura linguistica e ricrearne la semplicità tipica dell'oralità della nostra gente. L'espressività di parole come buccao, pepilio, fuligine, zargara, zurria, dunchiati è unica ed incisiva, capace di immetterci immediatamente nell'atmosfera di un tramonto della natura e dell'uomo in genere. Se la poesia è espressione dell'anima e poiesis, quella dialettale acquista un valore aggiunto, diventa patrimonio culturale del territorio, trasmette costumi, identità e soprattutto in questo periodo dove tutto è omologato, è necessario, è nostro dovere saperla conservare. Il dialetto ha una grande valenza musicale, dà voce all'anima, è un linguaggio aperto, personalizzato, non è mai un'opposizione culturale della letteratura ufficiale, ma diventa forma espressiva di diverse realtà geografiche. Dagli anni 60 e 70 in poi, il pubblico è sempre più interessato alla poesia dialettale, più attento a cogliere gli idiomi per contro a quelli stranieri. L'autore si presta a questo difficile compito e consegna come memoria scritta ciò che è destinato dalla storia e dal progresso a perdersi. Chiediamo alla professoressa Virginia Consagliare la targa. Voglio dire due cose. Inviterei l'amico avvocato Franco Borrello a impegnarsi per fare una ricerca sul campo e produrre un lessico recuperando tutta questa parola. Sarebbe una bella, un bel impegno. B, come vi dicevo prima, i miei relatori entrano in concorrenza con i poeti. E dicevo scherzando prima alla professoressa Genova che dopo il Petrarca quelli che hanno avuto una relazione più ampia siete voi. Catalani, non è nuovo da queste parti, e
la cosa che devo farvi, che devo comunicarvi, è che la giuria, quando riceve le poesie, riceve dei fogli assolutamente anonimi, e vi posso garantire che nessuno di loro sa di chi sono. E quando mi pescano il signor Catalani, che non è la prima volta che viene, e anche qualche altra che verrà dopo, come Daniela Ferrari, che è una volta che viene, è perché riconoscono le loro composizioni delle valenze che hanno un qualcosa in più rispetto alle altre, ma che non è che le altre non siano belle, perché in qualche caso abbiamo avuto anche l'imbarazzo nel selezionarle, e tra l'altro questo imbarazzo in qualche caso l'abbiamo dovuto superare sobbarcandoci una spesa ulteriore, magari dando un exequo e quindi una targa in più. Però non abbiamo badato a questo, perché quando la poesia merita non si può, siccome dobbiamo premiarne tre, quelle le mettiamo da parte, cerchiamo di fare qualcosa in più. Cioè, nonostante anche altre poesie che sono state lette e sbagliate, non è che non fossero belle, molto spesso lo erano altrettanto, però ripeto, no? Essere, prendere un posto rispetto all'altro può essere appena appena esclusi, non vuol dire che le altre poesie non fossero belle, ecco. Prego, dottore. Grazie, grazie alla giuria. In 4 anni effettivamente sono stato trattato bene, ho avuto 3 primi premi, un 3° premio. Le premio, se capita la prossima volta, le daremo un premio alla carriera, perché non è che possiamo. A caccia, la gabbia. Com'era un colore in noccitoi? Curioso, non sapevamo di cui. È un mare o un cielo? E al tramonto, la vela all'orizzonte. Bastavamo, ti guardo e capisci se eri contenta oppure un piccioliato. Non vedi mai una lacrima scendere sugli insegni di quanto lì è tanto. Stasera guardo la luna del tuo scuro, sul canusciallo e stiglie galampini. Un sciuscio di sciroppo mi accarezza mentre i capelli ti sfiorano più pensiero. La vecchia fontanella scende l'acqua e lo scruscio del tempo che scorre. Mi ricordo gli falò a fraia in mare, la mano tua mi sfiorava la mia. Era la cosa più bella che andava via, ora si ombra, tanto oscuro si specchia. Un cartiglio che scappa e diventa la gaccia, ma dove cielo si schianta e torna a rete. Grazie a tutti. Stasera sono un partito. Quale? Napoletano, dov'è? Lui, la sua è? Napoletano, dai. Io sono la colpa di essere napoletano, solo quello. Allora, la sua è la poesia? No, la sua è la poesia. Ma scusate, deve leggere la recensione, che stiamo combinando. Prego, Rosa. Il tempo passa e lascia le sue tracce non solo sul nostro volto, ma anche, nostro malgrado, nelle nostre cellule cerebrali, creando scoraggianti vuote di memoria. E del nostro passato, piano piano, sbiadiscono sia le cose brutte che quelle belle. I momenti tristi e quelle felici di un grande amore, sempre vivo dentro di noi, fin quando la memoria lo consente. I nostri ricordi, così, si appannano a tal punto da farci dimenticare i dettagli più espressivi del volto amato come gli occhi, specchio dell'anima. E intorno a questo veritiero argomento che ruota la bella poesia a caccia, la gabbia. Lui, ormai avanti negli anni, nostalgicamente ripensa alla sua giovinezza e alla donna di cui allora era innamorato. Si sforza ad immaginarla com'era, nello splendore della sua bellezza, ma di lei non ricorda più il colore di quegli occhi che lo avevano fatto sognare,
di quelle pupille nelle quali egli aveva visto l'immensità del cielo e del mare e dal tramonto una vela all'orizzonte. Una grande intesa spirituale rinsaldava il loro già forte rapporto sentimentale. A lui, infatti, bastava soltanto guardarla per capire il suo amore, se aveva pianto o riso, se era contento oppure picciato. Il desiderio di rivederla è molto forte, per cui tenta di ricostruire un impossibile contatto con lei con la complicità di una bella notte di luna. Ma ad accarezzarlo è soltanto uno sciuscio di sciroppo, mentre lui la sfiora col pensiero. L'acqua che scorre dalla vecchia fontanella, espressione del tempo che inesorabilmente passa, lo riporta all'amara realtà, al tempo trascorso, al passato di felicità perduta, ed il buio lo circonda, nonostante si trovi sotto uno sciallo di spigli. I falò accesi in riva al mare, che un tempo infiammavano i loro cuori, ora nel ricordo non servono neanche a impedire il suo stanco animo. Tutto è svanito, il loro amore, la loro giovinezza e della bellezza di lei, divenuta cittadina del cielo, resta soltanto un'ombra. Tanto oscuro si specchia, un esserino fragile, quasi un cardellino scappato dalla gabbia del cielo, da cui per paura torna indietro. Per via telematica, che vi devo dire? È siciliano? Siciliano, sì. Antonella Genova, se ne occuperà adesso. Ma dovremmo leggere la poesia a questo punto. Chiamarlo, sono rimasto in padre a Messina e battevo la
sicuro quando a casa con il carro a tre. Avevo cercato di avventarlo, però il telefono era raggiungibile, ho mandato due messaggi e si fosse la lettera. Allora tenga presente che noi siamo in progetto di leggere la sua poesia, lo faremo in sua assenza e lei potrà partecipare ascoltando al telefono quello che noi diciamo. Ho messo in viva voce, per cui se può rimanere al cellulare parteciperà. Adesso leggeremo la sua poesia e leggeremo anche la recensione che la riguarda, eventualmente la targa gliela manderemo per posta. E così anche la recensione. Prego. Guardi, se si trova sul carro attrezzi, io penso che è un momento che non può perdere. Scrive una bella poesia. Sì, va bene. Legge lei, Allora io mi scuso perché sono calabrese, per cui il siciliano non lo conosco. Allora, non si preoccupi, la risolviamo adesso. E tanto buonasera a tutti, al pubblico. Allora, unna domari, chi mi viene a dire? Porti la voce di varchi affunnati, chi ne di figli lasciati morire, capito munnu, su figli scordati. Porti la voce di chi non avevi voci, figli bagnati di troppo dolore, capillo mari, va cerca di baci, e talo funno non fanno rumori. Unna domari, che mi viene a dire? Parli la voce che mi fa scantare, dentro al cuore mi sento impazzire, e così mano non saccio più fare. Prova gli uccilli e mi metto a priare, mentre in tastocchi si scioglie lo pianto, sento la voce, comincio a canciare, e di lumari si svince lo canto. Sono le voci di li picciribbi, canta l'uccello su fronte a volare. Mille bambini diventano stiddi, e dall'oscuro li vedi brillare. Sono gli stiddi, i chionnigli e lucenti, canta l'uccello non si possono contare. Come bordighi di vita innocenti, sono la voce di cui un po' parlare. Cianci rumunno, si stiddi bagnati, mentre tre figli su fronte a partire, ancora viti, vignuti e ietati, pinna con nana che non può finire, con nanna che non può finire. Unna domari, parla più forti, strazza lo sonno di cui non può sentire, e prima ancora che passa la notte, dimmi che a nudo più sta per morire. Mi scuso, io siciliano. La recensione. Allora, volete la traduzione in italiano oppure è stato abbastanza, è comprensibile? Quindi era comprensibile, per cui evitiamo la traduzione in italiano. E quindi passo alla recensione. Allora, il mio rapporto con la poesia è sempre molto viscerale. Il pubblico che ormai mi conosce sa che tra me e i versi c'è una distanza molto, molto ravvicinata. Anzi, la chiamerei intima vicinanza, che mi porta quasi a perdermi in una percezione talmente personale della poesia che rischia a volte anche di allontanarmi dalle intenzioni del poeta. Ma io non potrei diversamente. E questo è il rischio di chi mi affida i propri versi, un tentativo da parte mia di appropriazione del contenuto, di rielaborazione personale che mi permette di emozionarmi, a volte sentire quasi dolore, per poter tendere ad una esegesi, ad una sentita esegesi o interpretazione, cercare all'interno della poesia un significato che appartiene solo a me, che è una questione strettamente personale tra me e la poesia, tra il dolore della poesia e il mio. Mi trovo sola e forse anche profondamente sola al primo verso della poesia, e in un primo momento mi aspetto di essere cullata dall'onda, o piuttosto il mare, contenuto nel titolo,
sembra mi apra sconfinati luoghi di idillio o d'immaginazione o d'astrazione. Scusate, di astrazione. Manca qualcosa, se non è saltato. Va bene, in questo caso letterario mi sarei trovata in una visione o interpretazione romantica o scapigliata del mare e dell'infinito. Invece nulla di tutto ciò. Vengo sospinta, anzi quasi spinta, dentro il verso poetico, ma soprattutto dentro il verso o ghigno del mare. Ancor più, sono potentemente e prepotentemente avvolta dalla risacca del mare e di un'insana ideologia, da un intenso moto di ritorno che mi affondano insieme alle barche, ma soprattutto ai figli lasciati morire. Il poeta tratteggia e dipinge una tragica fenomenologia dei nostri tempi, il fenomeno dell'immigrazione, disperata immigrazione, e lo fa scegliendo parole accurate, umane, parole di compartecipazione quasi immedesimazione, rime alternate e disperate, rime di spavento, quasi di pazzia, di traluori mi sento impazziri, sicuramente di impotenza, e custi mani non saccio che fare, rime che toccano tutti i sensi, visivi, uditivi, tattili, ci disegna di nero il dolore, tratteggia a tempera la pace, ci fa sentire il silenzio dell'indifferenza, il rumore dell'ignoranza che spezza e fa affondare le barche, ci tocca con le sue mani impotenti che tuttavia toccano intimamente le nostre viscere e tocca perfino col suo cuore che sbalza ai bordi della poesia e s'arrampica sui nostri pensieri e l'indigna. Rime olfattive ci fa sentire l'odore acre della morte e della stupidità umana. Rime maternali. Ogni verso è come un susseguirsi di giorni di gestazione e alla fine diventi mater. Madre di figli che non sono frutto del tuo parto, ma è come se li avessi partoriti. E senti la responsabilità di fermarti. Così io mi fermo. Dovrei solo recensire, ma sento, come l'autore, il dovere di capire cosa fare. E me lo ripeto a più mandate, cosa fare, perché i poeti, i letterati, non sono solo pensatori, questo è un retaggio postmoderno, ma sono costruttori di soluzioni, di realtà, di pace. Non sono chiusi dentro torri d'avorio in una contemplazione estetica ed estatica dell'esistenza. I poeti scendono in campo per costruire le torri, ambienti culturali dove la capacità visionaria costruisce speranza di un mondo più umano. I poeti scelgono le parole come fossero mattoni, impugnano i significati per dare senso dove non vi è più senso. E il nostro poeta le parole le sceglie accuratamente, le alterna e le annoda, come se fossero, come se almeno la vicinanza potesse creare un perimetro d'accoglienza in quel non luogo dove i sentimenti non hanno geografia, abitano ovunque dimori e palpiti un cuore. Ma mentre detto una riflessione, una soluzione, alla quinta quartina vengo richiamata da un pianto. Il climax, ovvero l'emotività e la commozione incalzano, il poeta mi fa sentire la voce dei bambini che anneiano e sento il lamento che annaspa tra le onde, esse sbalzano fuori dalla lirica, lirica che pietosa si scompone di fronte al dolore e mi investono e mi bagnano e sento freddo. Il poeta ci disegna l'accadimento con dovizia di dettagli e soprattutto dovizia di sentimento. Spersonifica quelle creature, le scorpora pur di riconsegnarle alla vita e le fa diventare luci di stelle. E poi, in un atto di preziosa generosità, gli concede la voce del cielo. È una metempsicosi letteraria che fa trasligare l'anima tra i versi. Qui la mia esegesi, la mia riflessione tace. Le parole si fermano. Non vi può essere recensione letteraria che offra parole di trascendenza,
o figura retorica che non risulti appunto retorica. Le parole tacciano, piuttosto uniscono consonanti e vocali come mani. Si inginocchiano le parole e pregano in silenzio. Provo ai uncilli e mi metto a pregare, così scrive il poeta. Provo a unire le mani e mi metto a pregare. Così mi ritiro nell'ultimo verso e anch'io, insieme al poeta, chiedo all'onda di parlare più forte e di dirmi, prima che passi la notte, che nessuno più sta per morire. Unica mia consolazione, o unica consolazione al mio essere madre, per la capacità e la sensibilità di sublimare il dolore in una forma empatica e poetica, viene assegnato con ampio merito il secondo premio. Grazie. Guarda, chiedo scusa, lo può fare perché la sta ascoltando tutta la sala, la sta ascoltando in prima voce. Io purtroppo mi scuso, ho avuto questo inconveniente alle porte di Messina e sto rientrando a casa. Aspettiamo la poesia per il prossimo anno che riguarda questa sua vicenda. Intanto le chiederei cortesemente se mi può mandare anche la motivazione. Guarda, le manderò a tutti e le mando anche il titolo dello suo prossimo poesia, Ugarra a tre. Un vernacolo siciliano. Intanto volevo sottolinearle, primo, che la poesia la targa la ritiro io e poi gliela spedisco. Secondo, non so se lei ha ascoltato la parte intermedia della relazione, così come se l'hanno fatto anche i poeti presenti. La professoressa ha fatto l'apologia del poeta in un certo momento e quindi anche la sua apologia. Grazie per essere stato con noi in questo modo, visto che i potenti mezzi tecnologici ce lo permettono, abbiamo fatto lo stesso. Comunque alla prossima, arrivederci. Questa non l'avevo mai provata, l'abbiamo provata oggi. A questo punto ci troviamo in uno di quei casi in cui non abbiamo potuto fare a meno che di assegnare un exequo. Abbiamo due colossi adesso che con due poesie di taglio diverso chiameremo qui.